Il 29 maggio del 2003 è una data storica per la pallacanestro trapanese. Il basket Trapani dell'allora presidente Andrea Magaddino ospita Sassari e, battendo la formazione sarda, guadagnerebbe la promozione in A2. L'esito non è felice e i Granata si vedono sfuggire amaramente l'obiettivo, ma quella partita rimarrà nella storia come la gara di basket a cui abbiano assistito più spettatori a Trapani, 8.000. Coach di quel quintetto Granata era Massimo Bernardi. Il match point per la Serie A, perso eppure annoverabile fra i ricordi più belli dello sport di Trapani. Che ricordo hai di quella partita, di quella sera? Un giorno scolpito dentro la mia memoria, dentro il mio cuore. A volte nella vita, e poi con l'esperienza uno capisce anche, no? Perché ti sono successe certe cose. Evidentemente le cose dovevano andare così. Poi, da quella partita, ho imparato molto. E rimane uno dei momenti più forti, più belli, più veri della mia vita professionale come allenatore di basket. E un grandissimo orgoglio, sensazioni sono queste, un orgoglio smisurato che i miei amici trapanesi ancora si ricordano il fatto degli 8.000 spettatori al Palaio, cioè un'emozione incredibile, un senso di appartenenza, un orgoglio, come detto prima, una parola sola. E quello che ho imparato nella mia vita è che non è tanto l'obiettivo, è chiaro che è dispiaciuto a tutti enormemente di non essere andati in Serie A, però forse quello che rimane dentro è più il cammino che abbiamo fatto in quella stagione fantastica, il vedere una squadra composta da vecchietti, fra virgolette, senza che nessuno si offenda, e da bambini, perché eravamo un 19enne, un 20enne in squadra, crescere, diventare gruppo, diventare squadra solida, diventare squadra vera, capace di andare via a vincere gara 3 in semifinale a Monte Granaro. Nel vecchio campo di Monte Granaro, dove non vinceva nessuno, arrivare in finale, andare a vincere a Sassari giocando un basket magnifico e portare 8.000 spettatori a Trapani, un'emozione incredibile. Mi ricordo l'attesa, quel palazzetto strapieno già quando la squadra era arrivata al palazzo. Mi ricordo gente ovunque mentre stavamo facendo riscaldamento. Ecco, col senno di poi magari si potevano evitare tanti piccoli errori che sono stati fatti, principalmente da parte mia, poi magari un po' da tutti. Il fatto di allenarci al palazzo con tanta gente, con flotte di persone che venivano a comprare il biglietto, ecco, forse quello è stato un errore, però non andrei troppo a sindacare su queste cose. Questa è vita normale, dove si fa bene, si fa male. Quello che rimane è il fatto che noi abbiamo dato il 200%, quello che la città era dietro a noi e ci ha spinto, ci ha veramente fatto vivere un sogno. Siamo stati un po' troppo nervosi nella partita, invece di giocare a basket abbiamo fatto altro, però nel cuore mi rimane veramente tanta bellezza, tanta forza, tanta verità, tanta vita, ed è una cosa che mi porterò sempre, sempre dentro, magari sempre con la speranza un giorno di essere ancora protagonista, di portare Trapani in Serie 1.